Buonasera e bentrovati all'Evidenziatore. Come coloro che sono sospesi, così vivono gli esodati, quasi una categoria dantesca nel girone infernale del mondo del lavoro. Sono persone che hanno la vita interrotta, come se per un momento lungo un anno ci fosse uno spazio bianco, un periodo in cui si resta in posizione di stand-by. E quale peccato avranno commesso mai gli esodati per meritarsi addirittura un verbo che prima di loro non esisteva in nessun dizionario? Hanno lavorato tutta la vita, pagato regolarmente i contributi, le bollette, le tasse, anche quelle di Monti, anche se arrivavano in mezzo a una crisi che ha rosicchiato i loro risparmi. Insomma, per essersi comportati da onesti cittadini, ora l'esercito degli esodati, guerra di numeri a parte, parliamo di quasi 400.000 persone, deve purgarsi e vivere per anni senza stipendio e senza pensione. La loro unica colpa è quella di essersi fidati di uno Stato che dovrebbe mantenere le sue promesse, a prescindere dalle alternanze politiche. Invece in questo caso è come se lo Stato facesse orecchie da mercante e si rifiutasse di onorare un debito. Ascoltando le storie di Marta e Riccardo, di Sandro e Maria Grazia, si sente la rabbia, la frustrazione, in qualche caso la disperazione. Ma si capisce anche che basterebbe poco a queste persone che si erano immaginate la fine del periodo lavorativo come un momento di pace dopo anni di problemi ed equilibrismi. Sarebbe sufficiente dire: state tranquilli, riconosciamo il vostro diritto e magari in qualche anno vi mettiamo tutti a posto. Invece dall'altra parte c'è un ministro che ha in mano le loro esistenze e che per giustificare un errore che se non sanato diventa ingiustizia sociale, tratta queste persone che di anni ne compiono 60 e non 6 come bambini capricciosi che urlano perché vogliono le caramelle. Esodo è una parola di cui non ci si può affidare perché cambia sempre e prende tutte le sfumature, dal dramma alla farsa. C'è l'esodo estivo, quello degli italiani in coda sull'autostrada, e c'è quello biblico, con Mosè in testa al popolo ebraico in fuga dall'Egitto. Anche per gli esodati, strani esseri umani per cui un verbo è stato dotato del participio passato, ci vorrebbe un miracolo, anzitutto per capire meglio il rebus dei numeri. Quanti sono questi esodati? Di preciso nessuno lo sa. Il numero che più si avvicina è quello diramato dall'INPS, a dispetto delle stime del ministro che controlla l'ente, Elsa Fornero. Abbiamo assistito purtroppo rispetto a questi dati sulle persone da salvaguardare realmente a uno psicodramma. La ministra sta utilizzando in questo periodo l'INPS come se fosse un ente strumentale del ministero. Quello che io rimprovero all'INPS è che non sta svolgendo il proprio ruolo istituzionale. La famosa tabella dei 390.000 lavoratori e lavoratrici da salvaguardare ha dimostrato come la ministra si senta autorizzata a decidere che cosa l'INPS può far sapere al pubblico. Una platea di 390.000 persone che hanno fatto un accordo col datore di lavoro per lasciare il posto in anticipo e che ora si ritrovano senza stipendio e senza pensione. Il ministro del welfare, che aveva presentato la sua riforma delle pensioni in lacrime, ha tentato di limitare il danno creando un'ulteriore categoria all'interno degli esodati. Sono i salvaguardati, 65.000 garantiti dalla spending review di luglio e altri 55.000 tutelati dal decreto del 5 ottobre, firmato dal ministro dell'economia in persona, Vittorio Grilli. Se la matematica non è un'opinione, si arriva a quota 120.000, forse altri 7.000 entreranno con il mille proroghe e gli altri? Di fronte a loro un buco di anni, alle loro spalle una scia di rammarico e tanta voglia di combattere. Hanno lavorato una vita in grandi aziende come Fiat o l'Italia, oppure in piccole realtà che non hanno resistito alle crisi. Sono stati licenziati o accompagnati all'uscita. Una casistica impressionante che sfiora la surrealtà. È il caso di Sandro che da esodato delle Poste ha trovato lavoro per una sola settimana e ha perso ogni diritto alla pensione secondo le regole imposte dal ministro. Io ho lavorato per 30 anni alle Poste Italiane. Ho fatto un accordo nell'aprile del 2010 dopo una grave malattia perché sono stato esentato da tutti i servizi e sinceramente non servivo più. Mi hanno chiamato e abbiamo fatto un accordo. Nel 2010, al 31 gennaio del 2010, è stato il mio ultimo giorno di lavoro. Felice e non felice, però dovevo andare in pensione e è andata bene così. Fino a quando non hanno cambiato le leggi e io adesso sono in condizioni molto gravi, per il semplice motivo che fino a luglio del 2013 ho la copertura fatta con l'accordo con l'azienda. Dopo per me c'è stato il baratro perché non ho né pensione e nessuna copertura
da parte di nessuno. Io più che truffato mi sento abbandonato dallo Stato. Chi paga il prezzo più alto sono le donne. Marta e Silvia hanno fondato il gruppo ESMOL, acronimo che identifica tre drammi del lavoro: esodate, mobilitate e licenziate. Con la nuova normativa andrò in pensione nel 2020. Non ho nessun tipo di salvaguardia e quindi la situazione è, dal mio punto di vista, assolutamente indecente. Nella mia stessa situazione ci sono moltissime altre donne, perché la riforma Fornero ha prodotto una penalizzazione di genere fortissima nei riguardi delle donne. Per quale motivo? Perché ha trattato le lavoratrici occupate e le lavoratrici che non sono più occupate nello stesso modo. Cosa da bella, si vede che mentre l'incremento per gli uomini è di 3 mesi ogni anno, 3 mesi, 7 mesi, fino ad arrivare a 15 mesi, per le donne c'è un incremento maggiore che ci porta già nel 2012 a 24 mesi, quindi a 2 anni. Ora con la riforma Fornero, cercare di portare a 65, ha fatto un incremento nel giro di 5 anni che arriva a 88 mesi. 88 mesi sono 6 anni. Noi non possiamo fare niente, non possiamo ritornare nelle nostre aziende, non possiamo andarcela a prendere con le nostre aziende. Quindi siamo fuori in un gau. In un limbo, non possiamo fare nulla, non possiamo tornare indietro. Certo, io se avessi saputo non sarei uscita dal lavoro, anche perché mi sembra di stare a pietire, a rubare, mentre io ho soltanto risposto ad una legge che in quel momento era quella. Riccardo ha pagato 40.000 euro di contributi volontari dopo aver perso il posto perché l'azienda dove ha lavorato per 36 anni ha chiuso i battenti per la crisi. La sua prospettiva è di rimanere fino al 2017 senza stipendio e senza pensione. Ho cercato di dire la verità e non mi vergogno di dirlo, dei lavori anche umili. Questo l'ho fatto perché non trovavo niente di meglio e anche fare il portiere di un albergo mi hanno detto che ero vecchio. E fare... E anche il Pony Express per portare le lettere, addirittura più vecchio ancora, perché lì fino a 50 anni c'è possibilità di andare, però poi no. Siamo nella stessa barca io e mio figlio, perché io ho lavorato, credo di aver maturato i miei diritti, però non li riesco ad avere. Mio figlio lavora e non ha neanche lui i suoi diritti. L'unica differenza è che è giovane e speriamo che cambi qualcosa per il futuro. E poi c'è Maria Grazia, 30 anni alla IBM, vittima di uno dei paletti della Fornero che ha diviso il futuro di queste persone semplicemente con una data. Chi ha finito di versare i contributi prima del fatidico giorno, il 6 dicembre 2011, è salvo. Per gli altri c'è una bolla di sapone. D'altra parte il ministro l'aveva detto chiaro e tondo, mica siamo qui per distribuire caramelle. E nelle aziende, anche nelle grandi aziende, si svecchia da anni in questo modo, facendo delle... offerte di incentivo all'esodo, ma soprattutto per una donna dopo 50 anni è molto difficile sopravvivere in un ambiente che ti rifiuta in qualche modo. A me il mondo del lavoro mi ha espulsa, perché su di me non contavano più, non avrebbero più investito. E a 60 anni che se ne dica, purtroppo, noi i nostri acciacchi ce l'abbiamo, cioè vado a pulire le scale. Quali sacrifici? Noi già li facciamo e dobbiamo essere noi salvatori della patria? Noi che abbiamo sempre lavorato? E che abbiamo sempre vissuto di stipendio. Quando Monti dice abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, per cortesia si rivolga altrove, perché noi abbiamo sempre vissuto del nostro stipendio e se abbiamo fatto la follia siamo andati in rosso in banca pagando degli interessi. Quindi a me non mi ha regalato mai niente nessuno, a noi non ha mai regalato niente nessuno, sia ben chiaro questo. Gli stupidi siamo noi che non abbiamo rubato, ma io non sono ladra e quindi a rubare non ci andrò mai. Se questa è una colpa in questo paese, può darsi, ma infatti io dico che non è il mio paese questo. E a mio figlio chiedo di andarsene dall'Italia. Io glielo dico tutti i giorni: tu studia, finisci, poi te ne vai. Preferisco tu vada a fare il lavapiatti a Berlino piuttosto che l'aspirante lavoratore fino a 40 anni in Italia.
Una buona serata e bentornati all'Evidenziatore. Allora, questa è la storia, almeno queste sono le storie che quest'oggi abbiamo deciso di raccontare, le storie di migliaia di lavoratori, anche se per quanto riguarda la categoria esodati ancora non conosciamo il numero esatto di questa categoria. Parleremo di questa sera con i nostri ospiti, vedremo anche un altro filmato realizzato sempre da nostra Beatrice Rutiloni, di chi ha scelto di cercare di dare intanto qualche risposta alle persone che per il momento di risposte non ne hanno avute e sono là che aspettano una mossa da parte del governo. Allora, vi presento il nostro studio, a iniziare da Vera La Monica della CGIL, che sta seguendo, si sta occupando in particolare di questa partita. Grazie per essere con noi, un economista nella persona del professor Monni, buonasera. E benvenuto a UDEM, il segretario generale dell'UGL Giovanni Centrella, buonasera. E grazie, e poi l'onorevole Magnanna Madia, parlamentare del Partito Democratico, buonasera. E grazie per essere con noi. Professor Monni, intanto mi dice perché così tanta difficoltà nell'arrivare al numero certo di questa categoria che poi sono gli esodati, perché se si sente l'INPS è un discorso, se si sente il ministro del welfare o del lavoro Elsa Fornero è un altro. Beh, da quel punto di vista, come ha ricordato bene il video, la discussione mi sembra terminata, insomma. Sicuramente gli esodati non sono i 65.000 a cui faceva riferimento, del resto, a parte l'INPS, nei primi giorni sembrava evidente che i numeri non potevano essere quelli, semplicemente facendo qualche addizione su qualche categoria, insomma, facilmente identificabile. Ma non è una bella storia, devo dire la verità, questa discussione sui numeri, perché dietro agli esodati, oltre alle storie di tanti individui, di tante famiglie che stanno a questi individui, c'è anche un altro problema che a mio avviso a volte viene sottolineato poco, la mancanza di certezze, cioè la mancanza, questo gli economisti lo studiano, questo è un problema grave, perché qui è chiaro che non c'è con tutta evidenza la certezza da parte, in questo caso, dei lavoratori nei confronti del governo, ma questo potrebbe valere per le imprese che investono. Il ministro Fornero molto spesso ha ricordato che noi abbiamo dei problemi per gli investimenti diretti esteri in ingresso, no? E che molte delle manovre che anche questo governo ha fatte sono proprio indirizzate ad aumentare l'appetibilità, perdonatemi l'espressione poco accademica, del nostro paese nei confronti di questi investimenti. Ecco, sicuramente l'incertezza, ancor più di quella della tanto sbandierata flessibilità, non aiuta gli investimenti diretti esteri, come non lo aiuta la criminalità organizzata nel nostro mezzogiorno, come non lo aiutano tanti problemi che a mio avviso sono molto più importanti di quelli che spesso ultimamente sono stati richiamati. Onorevole Madia, allora facciamo un piccolo passo indietro. A novembre dell'anno scorso si insedia il governo Monti, sono passati 10 mesi, intanto mi dà una sua valutazione complessiva del lavoro del Presidente del Consiglio, partendo proprio dalla riforma Fornero che riguarda la nostra partita oggi? Ma noi la riforma Fornero l'abbiamo votata e l'abbiamo votata per senso di responsabilità, ed è lo stesso senso di responsabilità che ci ha chiamati a sostenere con convinzione questo governo, perché questo va ricordato, il governo Monti ha assunto la responsabilità di un paese, il nostro, l'Italia, che era in una situazione difficilissima, di possibile baratro in pochissimo tempo. Ci ricordiamo, insomma, quel numero, quello spread che ci angosciava e che era a livelli proprio inimmaginabili solo quanto un anno prima, ma anche meno. Detto questo, questa riforma Fornero, non c'è dubbio che un problema, questo problema che volgarmente chiamiamo esodati, anche perché, come giustamente diceva il servizio che abbiamo visto prima e che era fatto benissimo, gli esodati non sono una categoria in natura, non è che tutti sono nella stessa situazione, ci sono persone appunto che hanno deciso di fare una contribuzione volontaria, ci sono persone che magari avevano firmato accordi di mobilità, insomma ci sono varie tipologie diverse. Noi volgarmente, per semplificare, le chiamiamo tutti esodati. E chi sono poi gli esodati? Cioè, che cosa deve fare la politica oggi per correggere quel problema grande che c'è nella riforma? Ecco, mi dice su questo, perché la scorsa settimana l'ex ministro Damiano, no, ha tentato in qualche modo una proposta in questo senso, proposta che poi è stata rifiutata. No, non parli al passato, perché in realtà quella proposta c'è, domani in commissione continueremo a discuterla, e il punto è proprio quello che volevo dire prima: non è giusto che ci sia alcuna persona che rimanga da un giorno all'altro senza reddito, senza ammortizzatore e senza pensione. E quindi questo
è l'obiettivo, che la politica tutta, perché insomma, non ci dimentichiamo che è il governo stesso, nelle persone della ministra Fornero, ma anche del presidente Monti, che ha detto che questo è un problema che verrà risolto. Io ricordo ancora quando votammo la seconda riforma Fornero, quella del mercato del lavoro, la votammo rapidamente alla Camera perché Mario Monti doveva andare a un importante vertice europeo ed era importante mandarlo con quella legge votata dal Parlamento, ma proprio prima di votarla il presidente Monti assunse alcuni impegni con il Partito Democratico che glieli chiedeva, ma insomma con il Paese, ed era quello di intervenire su alcuni nodi aperti. Uno di questi nodi aperti era proprio il tema esodati. Dopo quel 27 giugno ci sono stati alcuni decreti ministeriali che hanno iniziato a salvaguardare alcune persone, prima il decreto di luglio, i primi 60.000, poi 55.000 con il decreto di ottobre. Il problema però è che ce ne sono tanti, tantissimi altri ancora che oggi, non domani, già si trovano nella situazione di non avere alcun tipo di reddito ammortizzatore o pensione. E allora a queste persone che subito, entro questa legislatura, ma io direi entro quest'anno, prima di dicembre, dobbiamo dare delle risposte. In questo senso la proposta, che non è solo del Partito Democratico, che ha avuto l'iniziativa del Partito Democratico, che poi è stata firmata da tutti i gruppi parlamentari e che domani continueremo a discutere in Commissione Lavoro alla Camera, ha proprio questo obiettivo, e da questo punto di vista penso che il Governo sarà con noi, perché è appunto un impegno che i più autorevoli esponenti del Governo hanno assunto. E ce l'auguriamo naturalmente. Vera La Monica, allora, quante tipologie esistono di esodati? C'è chi ha detto 6, chi ha detto 10, chi addirittura ha detto 12... Diverse ne esistono, sono frutto di due cose gli esodati, sì, che non dobbiamo perdere assolutamente di vista, altrimenti sono frutto del fatto che già negli anni scorsi, prima della crisi e poi tanto più negli anni della crisi, noi abbiamo avuto consistenti espulsioni dal mercato del lavoro. Vogliamo partire da qui, che è la cosa che fu sottolineata al governo e al ministro Fornero quando l'unica volta le forze sociali vennero informate, non altro, informate che si stava facendo questa riforma delle pensioni. Questo è, diciamo, l'antefatto, diciamo così, della vicenda. Poi è venuta fuori una riforma sbagliata, sbagliata da tanti punti di vista. Intanto sbagliata, tra virgolette, tecnicamente, diciamo così, per usare un termine caro al governo. Tecnicamente perché sbagliata? Perché non esistono in natura, non è mai esistito in Italia e non esistono in nessun paese europeo riforme previdenziali fatte senza norme transitorie, cioè senza un pezzo, diciamo, di gradualità che accompagni, tra virgolette, i diritti acquisiti, ecco, adesso per dirla in una battuta. Quindi sbagliata da questo punto di vista, sbagliata perché ha dentro una logica che oggi ha prodotto gli esodati, ma il dramma, il verbo esodati, mi sa che nel futuro non lontanissimo dovremo coniugarlo come esodandi, perché questa è una riforma che fa questa roba, scinde la previdenza dal mercato del lavoro. Questa operazione, che ispira tutta la logica della riforma, che cosa comporta? Comporta che le logiche previdenziali in alcun modo più fanno riferimento, non dico che devono far da ammortizzatore sociale, perché non è questo il tema, ma non fanno più riferimento alla concreta realtà del mercato del lavoro. Allora, con gli esodati, chi è che si è lasciato a piedi, per venire alle tipologie che dicevi, si sono lasciati a piedi tutti coloro che hanno perso il lavoro in maniera individuale e che non sono previsti da nessuna casistica, già a monte, diciamo, i più sfortunati, quelli che non hanno neanche gli accordi collettivi, che quindi non hanno neanche gli ammortizzatori sociali, sono stati lasciati fuori quelli in mobilità, sono stati lasciati fuori i contributori volontari, sono stati lasciati fuori gli esodati veri e propri, cioè quelli che hanno firmato accordi individuali o collettivi per uscire dalle rispettive aziende, per non citare poi le donne, perché sulle donne si è scaricato non solo l'effetto, diciamo, proprio di questo pezzo della norma, ma si è scaricato il fatto che abbiamo elevato l'età. Quindi c'è stata una penalizzazione di genere, così come anche perché noi abbiamo elevato l'età da 60 a 65, seppur in maniera graduale in alcuni anni. È chiaro che l'effetto combinato di tutto il dispositivo della riforma comporta che sulle donne si scarica un peso ovviamente particolare. Sui numeri però, attenzione, adesso abbiamo parlato delle tipologie, ma
attenzione, perché i numeri non dipendono dal fatto se ci sono o non ci sono i numeri. I numeri li sanno tutti, compreso il ministro. Il problema, il numero dipende dal fatto che tu conti quello che decidi di contare. Se io decido di contare tutte le persone con i capelli rossi, è chiaro che ho una, come dire, ma è d'accordo con quello che diceva la senatrice Gnecchi nel servizio rispetto al ruolo che avrebbe giocato l'INPS in tutta questa vicenda, cioè che ha scelto di comunicare soltanto quello che il ministro del lavoro gli ha chiesto di comunicare. Esattamente, qui si sono incrociate due cose. Il ministro ha scelto di non dire la verità, perché bisogna dirlo. Poi su questo vorrei sentire anche l'onorevole Maria. Il ministro ha scelto di non dire la verità sui numeri, anzi di giocare l'effetto numero per sbarrare ogni tentativo di soluzione del problema. Poi se ne parliamo dopo, veniamo anche alla proposta Damiano. Si usano i numeri, sia degli esodati sia della spesa necessaria, per bloccare ogni tentativo di soluzione. Quindi intanto questo. Dall'altra abbiamo avuto l'INPS che negli ultimi anni, e dobbiamo dirlo perché fa parte del problema, l'INPS oramai è un ente con una gestione, diciamo così, di tipo monocratico, nel senso che ha perso sempre più i suoi tratti di autonomia, per cui risponde sostanzialmente agli input del governo nei due ministeri vigilanti, economia e lavoro. Vorrei dire, non è solo per la legislazione, ma faccia caso, provi a chiedere all'INPS un dato che dovrebbe essere pubblico, non solo noi, guardi anche le università. Provi a chiedere alle università se quando si rivolgono all'INPS per avere dei dati che dovrebbero essere pubblici, l'INPS glieli dà, non glieli dà più, ha chiuso porte e finestre. Anche, e questo è un bel problema. Anche al Parlamento. Anche al Parlamento. Questo un po' ci rassicura, diciamo. No, non ci rassicura, no, veramente, no, inquietante. È una battuta, naturalmente, certo. Veramente inquietante, perché l'INPS ha in mano sostanzialmente non solo tutta la spesa previdenziale del Paese ormai dopo l'accorpamento, anche con gli altri enti, c'ha in mano poi tutto quello che rimane del welfare nazionale, diciamo dei trasferimenti monetari sull'assistenza per esempio. Quindi è veramente inquietante che non abbia i tratti, diciamo, di autonomia e di trasparenza che sarebbero necessari in questa fase. Ecco, l'incrocio di queste due cose ha prodotto questa sceneggiata sui numeri, che appunto è una sceneggiata che si risolve in un battibaleno, la sceneggiata. Stabiliamo una norma generale che salvaguardi chi è in determinate condizioni. Poi vediamo i numeri e la copertura. Non è una copertura che va in un anno, si può fare in 8 anni. Voi una proposta l'avete già fatta al ministro Romero su questo. Ma è una norma generale di questo tipo. Va bene, poi vediamo, vedremo. Centrella è d'accordo con Bella Monica? Come si fa a non essere d'accordo? Sui temi come questi non ci sono colori o indirizzi, sono problemi che riguardano i lavoratori, sono problemi che riguardano i cittadini italiani che hanno fatto accordi pensando di e che oggi non hanno nulla. Ma i numeri sono talmente tanti e non sono neanche calcolabili, perché ci sono anche accordi di singole persone che hanno fatto accordi con le proprie aziende che erano nelle condizioni di e che poi si sono trovati a non poter più accedere alla pensione. Mi dicono fra l'altro che ci sono anche molti lavoratori che sono tornati a rivolgersi alla propria azienda dicendo: vabbè, facciamo finta che quella cosa io non l'abbia mai firmata, mi riassumete e cerchiamo di colmare quel divario, però e non ci sono più. Le aziende rispondono che gli accordi sono irreversibili. Naturalmente. Le aziende certamente non possono stare a queste condizioni, perché se hanno fatto quegli accordi c'è stato un motivo per cui quegli accordi sono stati fatti. Il problema di fondo è che noi ci siamo trovati un governo che non ci ha ascoltato, ci ha convocato una domenica sera per dirci: noi facciamo questo, non cosa ne pensate, non cosa dite. Non ha accettato nessun tipo di consiglio. Quindi da parte... la concertazione è stata chiusa in un cassetto, diciamo. Ma non c'è stata assolutamente concertazione. Io però non accetto, e non me ne voglia l'onorevole Madia, quando dice: noi abbiamo votato per senso di responsabilità. Cioè, non è possibile, ci sono problemi così gravi e si vota per senso di responsabilità. Questo riguarda tutti. La responsabilità verso questi lavoratori, verso questi cittadini, chi ce l'ha? Il Parlamento ha votato per senso di responsabilità, chi ci governa l'ha dovuto fare, perché sennò stavamo messi male. Alla fine, come è successo in un incontro proprio al PD, che poi è rimasto l'unico partito che parla con le organizzazioni sindacali, per essere chiari, sembrava come se la responsabilità di tutto questo ricadesse sul sindacato. Io penso invece che bisognava in quel momento far capire a Monti e alla Fornero: va fatta la riforma, ma come diceva bene prima Vera, mettiamo delle norme transitorie, mettiamo dentro delle cose cadenzate che salvaguardino i lavoratori. Questo è il problema di fondo,
Perché va bene la responsabilità, perché era giusto in un momento come quello non dover dare un esempio di un paese, però far capire alla Fornero, far capire a Monti, facciamo la riforma, ma mettiamo delle norme transitorie, doveva essere qualcosa che era responsabilità. Ecco, professor Boni, perché non è stata scelta questa strada? Tecnicamente, me lo spieghi? Questa delle norme transitorie. Ma credo che sia mancata semplicemente la volontà politica, probabilmente sanno rispondere meglio di me su questo due del sindacato, ma credo che nel caso specifico sia mancata la volontà politica, una cosa che si poteva fare in una notte, credo, non di più. Va bene. Onorevole Nadia, vuole prima rispondere a Centrella perché voi avete votato quella riforma? Noi diamo la fiducia a questo governo perché uscivamo da un governo che era il governo Berlusconi-Sacconi, chiamiamolo così, che proprio su questi temi... Mettiamoci anche Tremonti dentro, Berlusconi-Sacconi-Tremonti, adesso perché parlavamo di pensioni. Sì. Non è che si era comportato molto meglio e questo è un altro aspetto, anzi, che dovrebbe entrare in questa discussione. I pensionati e i pensionandi erano già stati fortemente colpiti dalle manovre di Sacconi, quindi qui diciamo c'è un ulteriore carico su un carico che già c'era stato e noi consideriamo l'attuale governo un passo avanti notevole sia di credibilità internazionale ma anche per i provvedimenti interni che sta assumendo. Lo stesso senso di responsabilità però ci fa tenere alta la bandiera del tema degli esodati ed è proprio per questo che non solo non l'abbiamo lasciato ma l'abbiamo fatto urgentemente calendarizzare in Commissione Lavoro e richiamiamo il governo sugli impegni che loro stessi hanno preso e io insomma credo che davvero la credibilità della politica oggi si giochi su alcuni temi e questo è uno di quelli, cioè io penso che davvero entro la fine di quest'anno non ci debba più essere un esodato non salvaguardato. E mi auguro appunto che ciò avvenga perché... Quindi che cosa chiede? Una correzione della riforma? No, a me convince molto quello che diceva Vera La Monica, che peraltro è l'impostazione, adesso tolto il comma 1, sì. Che possiamo anche, diciamo, adesso poi magari saremo tempo diremo che cos'è, ma tolto il comma 1 della proposta Damiano, è l'impostazione poi della proposta Damiano, cioè riconosciamo il diritto, non parliamo più di numeri, non ci interessa neanche sapere poi alla fine quanti sono gli esodati, riconosciamo un diritto. Chi si trova, e quindi una norma generale, chi si trova in una determinata situazione ha un determinato diritto e poi decidiamo nel tempo come coprire anche, Vera diceva, in 8 anni, insomma in quello che sarà man mano questo diritto che però deve essere un diritto certo, riconosciuto da una norma generale. Quindi non partiamo dai numeri e dalle risorse ma partiamo dal diritto, cambiamo l'impostazione, mi pare che questo sia l'unico modo di risolvere in modo giusto, ragionevole e dando certezze questo problema enorme che si è aperto. Professor Boni, che voleva aggiungere? Certo che se la ragioneria parla di 30 miliardi è difficile. Possiamo fare un po' di chiarezza? È una battuta, sì, assolutamente. Anche miliardi, perché viene da ridere. Allora, a che cosa corrispondono questi questi soldini? Chieda la ragioneria perché... No, però adesso noi abbiamo una strana condizione che sulle pensioni si esprime in maniera particolare, ma credo riguardi anche altri pezzi, no? Che quando bisogna tagliare della spesa si mette X come risparmio nelle tabelle della ragioneria, sì, mettiamola così. Diciamo. Quando devi ripristinare il diritto e quindi devi magari tornare indietro su un punto e rifare quel conteggio, quel costo non è più uguale, ma è moltiplicato. Allora, questo è accaduto, adesso l'onorevole Gnecchi che abbiamo visto prima potrebbe essere, diciamo, che ci ha lavorato moltissimo sulla questione per esempio delle ricongiunzioni onerose, che è un altro pezzo, non di esodati, ma di persone che non può andare in pensione per una norma questa assurda fatta da Sacconi. Tutti i partiti, tutti, la ministra pure, hanno riconosciuto che è un errore, che è una roba, anzi lo riconobbe lo stesso Sacconi per assurdo dopo averla fatta. Allora quando si fece quella norma si mise al risparmio zero, si vanno a vedere le tabelle della ragioneria zero, quando la commissione lavoro si mette d'accordo per ripristinare quella norma di diritto nella casella che numero viene scritto? 1,4 miliardi e lo stessa logica c'è sui 30 miliardi, allora intanto io dividerei, come dice giustamente Marianna, la questione degli esodati che è venuta fuori da un confronto molto serio. Voi questo l'avevate proposto, no? Però no, al ministro Fornero. Allora, no. Allora, sugli esodati, il testo Damiano, la parte esodati è concordata col sindacato, tutte le organizzazioni sindacali.
perché la Commissione Lavoro negli ultimi mesi ha fatto un buon lavoro di ascolto, di discussione, quindi quel testo lì è frutto di quella cosa lì. Sugli esodati la norma, dice Damiano, costa 5 miliardi coprirli tutti da qui al 2018, quindi non stiamo parlando qui addirittura lì l'arco temporale 6 anni. Questo la norma è per quello. L'altra parte della legge Damiano, comma 1, che la faceva mettiamo anche da mettiamola parte, via, è una roba che è venuta fuori per assurdo dalla stessa ministra Fornero. È vero, in però non sembri che noi difendiamo, cioè su quello che fa la ragioneria. Io vorrei fare un'osservazione anche su quel comma 1 che non condivido, sì. Quel comma 1 che c'è nella legge io non lo condivido. Velocemente, per la Monica, dice ai lavoratori, perché quel comma 1 dice andate in pensione ma tutto col metodo contributivo, quindi ci perdete il 40% sulla pensione. Non c'è un'anima che ci vuole andare così nel lavoro dipendente, quindi assicuro che, cioè, già non c'è per questo la spesa. Dopodiché, se uno va tutto col contributivo, quindi non ha più la parte retributiva della pensione, se va tutto col contributivo e quindi con un criterio attuariale, quello che io ho versato mi dai, qual è la maggiore spesa dello Stato? Non c'è una maggiore spesa. Che non si è capita questa cosa. Dopodiché lì diventa 30 miliardi, si chiama terrorismo psicologico e si chiama il fatto che purtroppo tutte le materie ormai, sanità, quindi salute delle persone, assistenza, pensioni, sono governate esclusivamente dalla ragioneria dello Stato, dal Ministero dell'Economia, senza alcuna attenzione ai drammi sociali e neanche senza rispetto. Ci mettiamo dentro anche la scuola per non farci mancare niente. Senza rispetto per un Parlamento che, come diceva Marianna, per senso di responsabilità ha ingoiato cose per noi, per esempio, non ingoiabili, tra cui la riforma delle pensioni. Io direi che dobbiamo togliere questa cortina fumogena, normiamo una norma generale, vediamo quanto costa, ricordiamo che noi risparmiamo in 10 anni con questa riforma delle pensioni oltre 140 miliardi di euro, se anche ne spendessimo 5 miliardi per sanare tutta la vicenda degli esodati e chiuderla accanto a quelli ovviamente già previsti, diciamo che non sarebbe la fine del assolutamente mondo. Assolutamente, professor Moni, la partita, insomma, almeno ascoltare le parole vere della Monica, potrebbe essere risolta, guarda, tutto sommato abbastanza agevolmente, no? Una cosa la devo dire per forza, perché è la cosa che mi colpisce, nel senso, la ragioneria dello Stato è un ente importante, fatto da persone capaci, io ne conosco moltissime. Il fatto che in questo paese iniziamo a mettere in discussione istituzioni come l'INPS, come la ragioneria dello Stato. Vabbè, abbiamo sentito che l'INPS non fornisce più danni a nessuno, questo, no? Che sia il Parlamento, che sia il sindacato. È un metodo che si mette in discussione, è un metodo, non l'istituzione. Io dico che è un danno incalcolabile. È un danno incalcolabile quello che stiamo facendo al Paese in questo momento, cioè il far passare persone dello Stato, persone delle istituzioni, come sono quelle della ragioneria, come sono quelle dell'INPS, per persone di parte. Cioè questo è un danno che probabilmente adesso lo stiamo creando e ne vedremo le conseguenze nel corso degli anni. È quello che abbiamo fatto nei decenni scorsi, abbiamo distrutto le istituzioni e quando poi le istituzioni, e quando parlo di istituzioni, intendo sia le organizzazioni ma anche le regole, e poi le istituzioni nel momento decisivo ci sono mancate. Oggi in questa crisi, tra i grandi assenti, c'è proprio il ruolo di alcune istituzioni importanti. Ecco, alcune di quelle istituzioni che sono rimaste in piedi e che funzionano, le stiamo distruggendo pure in queste ore, indipendentemente poi, oltre al danno degli individui, alle persone, ai drammi, qua c'è anche un problema di Stato, di Paese. Non c'è dubbio. Allora, oltre al sindacato che ascolta i lavoratori esodati e non, c'è anche un signore che ha scelto di rispondere alle domande di molti, naturalmente. Noi l'abbiamo cercato, Beatrice Lutiloni l'ha trovato e l'è andato a intervistare. Vediamo il prossimo filmato. C'è uno sportello di ascolto per gli esodati, ce n'è più di uno in realtà e si trovano nei patronati dei sindacati, dell'INPS, delle ACLI, ma lì ti spiegano come muoverti per ottenere quello che ti spetta e cioè la pensione. E poi c'è il lavoro spontaneo di un semplice assistente parlamentare, categoria di cui i folgorati sulla via dell'antipolitica farebbe volentieri a meno. Siamo al 7° piano di Palazzo Marini a Roma e questo è l'ufficio dove lavora Salvatore Cavallo, che da mattina a sera ascolta le storie di persone che non solo hanno bisogno di notizie e consigli pratici, ma più spesso cercano una parola di conforto. Mi metto al computer e cerco di rispondere a tutte le mail che arrivano con tutte avente per oggetto la riforma delle pensioni di dicembre. Sono mail che trasmettono una grande disperazione. C'è dentro tanta confusione, tanta incertezza, tanta sfiducia nelle istituzioni, perché comunque è stata una manovra pesante.
che ha, diciamo, un po' distrutto un po' alcune certezze. Cominciano alle 7 di mattina, qualche volta anche prima, e fino alle 22 di sera possono arrivare di questa tipologia qui fra le 150 e le 160 mail, ognuna con la sua situazione particolare. In alcuni casi che dalla mail non riesco a comprendere la situazione del soggetto o della persona, rispondo dando il numero di telefono di questo ufficio. Sono diventato una specie di sportello di ascolto, no? E quindi poi loro chiamano, mi faccio raccontare la loro situazione. Molto spesso mi è capitato di avere delle persone che dall'altra parte del filo piangono disperatamente, ma veramente è una cosa che ti tocca. Quando le cronache quotidiane hanno riportato notizia di qualche suicidio, c'è stato verso gennaio e febbraio un paio di casi, però quando sento le telefonate mi riportano, no? Dice, ma hai sentito che cosa è successo a Torino, a Milano, quella persona che è, insomma, E io dico, sì, certo, ho sentito. Allora loro dicono, ma non dovrebbe la Fornero, a fronte di queste tragedie, cambiare il suo atteggiamento e capire che la situazione è veramente grave? In alcune giornate vi posso dire che arrivo la sera, che avrei bisogno io di un sostegno psicologico, perché, cioè, sentirsi raccontare tutte queste dramma, tragedie da persone vere, che al telefono qualche volta si mettono a piangere, comunque ti colpisce molto, e la sera mi sento un po' svuotato, come si dice, avrei bisogno di una ricarica, insomma, ecco. Allora, intanto volevo ringraziare pubblicamente il signor Cavallo, perché sono molti i cittadini che chiamano l'INPS, come ricordava prima Vera La Monica, ma trovano il centralino puntualmente occupato, e lui è tra quelli, appunto, che tutti i giorni cercano poi di dare delle risposte. Onorevole Madia, succede anche questo? No, è verissimo, io conosco bene Salvatore Cavallo, sì. Devo dire che inoltre a lui spesso delle email molto tecniche, perché poi la materia previdenziale, lo dicevamo prima, è una materia molto tecnica e composta da un numero enorme di norme, scusate il gioco di parole, che spesso sono state fatte più per esigenze di bilancio che non per evidenti ragioni di equità, e però noi stiamo parlando delle pensioni, cioè di un tema fortemente sociale che non deve avere soltanto un'equità, diciamo, di bilancio, ma anche un'equità nel senso sociale del termine. E quindi, insomma, so che Salvatore Cavallo fa questo. E senta, come servizio... facciamo a far cambiare idea alla Fornero, come auspicava Cavallo in questo servizio? No, ma a far cambiare idea alla Fornero, più che altro con la idea atteggiamento Fornero, soprattutto, stiamo, no? Stiamo facendo adesso un percorso con questa proposta di legge in commissione lavoro. Io davvero mi auguro che su questo ci sia un esito positivo. Penso che un altro tema è quello delle ricongiunzioni onerose, che citava Vera La Monica, cioè non ha senso che per l'approvazione di una norma, diciamo, prima si potevano ricongiungere i contributi in modo gratuito e adesso bisogna pagare non 3 euro, non 100 euro, ma centinaia di migliaia di euro, perché di queste cifre stiamo parlando per andare in pensione. Poi l'altro tema enorme, adesso non avremo tempo di approfondirlo, ma insomma è un tema tutto aperto, è la sottocontribuzione della mia generazione, che ha una sottocontribuzione non perché si è voluta comportare male, ha voluto spendere tanto e fare la bella vita, ma perché diciamo anni e anni di precarietà, quindi di carriere lavorative discontinue con bassi redditi e con dei contributi bassi rispetto alla contribuzione del contratto standard, porteranno la generazione dei 30-40 avere pensioni che vengono stimate in più o meno 300 euro lordi, 10 euro al mese, cioè saremo una generazione di pensionati poveri, e nessuno oggi si sta, nessuno, insomma, noi nel nostro partito abbiamo delle proposte, ma nessuno che è stato al governo del paese si è assunto la responsabilità di dire questa generazione come andrà in pensione. Questo diventerà un problema per tutti, non solo per la mia generazione che sarà povera in pensione, ma per la generazione dei miei figli, che avrà una generazione genitori pensionati poveri. Insomma, questa è una vera e propria bomba sociale che noi sappiamo anche quando esploderà e che dobbiamo assolutamente per tempo, diciamo, gestire assumendoci. E dare delle risposte. Senta, non è che volete far saltare l'agenda Monti, onorevole Madia? No. Io non ho capito bene che cos'è. No, perché sento girare queste parole, il PD è già in campagna elettorale, Monti. Vogliono far saltare gli impegni presi tanto, dal Presidente. Dico, del Consiglio. Mi dite quali sono i punti dell'agenda Monti, perché a me pare che sia anche questo un percorso.
percorso che insieme a appunto esponenti di questo governo stiamo facendo per salvare l'Italia. Certamente il Partito Democratico alcune cose le avrebbe fatte in modo diverso, ma penso che quelle stesse cose che avrebbe fatto in modo diverso siamo ancora in tempo per modificarle ora per alcuni aspetti, e poi nel 2013, quando mi auguro ci sarà un governo con Pierluigi Bersani Presidente del Consiglio. Centrella, senta, allora, sono previsti incontri intanto per le prossime settimane con il Ministro Fornero? Beh, dovremmo vederci col Ministro Fornero, perché con lei dovevamo parlare anche di altri tipi di problemi, tipo quello che riguarda la cassa integrazione di guadagni in deroga, che ha fatto un taglio che rende sempre di più difficoltoso creare ammortizzatori sociali per i lavoratori. Aveva preso impegno che ci avrebbe convocato quando abbiamo parlato col Ministro per la coesione sociale l'altra settimana, perché proprio in una serie di interventi c'era un taglio lineare che abbatteva i fondi che c'erano a favore dell'amministrazione, della cassa integrazione guadagni in deroga. Credo che è arrivato il momento che ognuno si prenda delle responsabilità ben precise. Il mio auspicio è che non sia solo campagna elettorale, perché alla fine in Italia siamo abituati a fare tante cose quando ci avviciniamo alla campagna elettorale per portare a casa il risultato, ma poi succede che le cose che diciamo in campagna elettorale non avvengano. Se c'è un impegno a favore dei lavoratori italiani, degli esodati, dei cittadini italiani, poi deve avvenire, e se no ci troviamo di fronte a un ulteriore governo Berlusconi. Ha promesso tanto e ha fatto nulla, non ha fatto un solo provvedimento a favore dei lavoratori fin quando è stato in carica, anzi ha creato tutta una serie di danni ai cittadini e ai lavoratori italiani. Noi diciamo e stiamo dicendo da molto tempo che c'è bisogno di portare più soldi in tasca al ceto medio basso italiano, diciamo al ceto basso perché il ceto medio ormai non c'è più, o c'è il ceto alto o c'è il ceto basso in Italia, ma la cosa che noi interessa di più in questo momento è dare delle risposte a questi lavoratori che abbiamo sentito prima, perché quando i punti di ascolto, quelli dove arrivano le domande, non sono solo quelli del signore che abbiamo ascoltato prima, un assistente parlamentare, Salvatore Cavallo. Salvatore, sì. Cavallo, che bisogna dare atto che sta facendo un lavoro egregio, perché risponde. Le persone oggi hanno bisogno pure di risposte, perché può sembrare strano, non sanno a chi rivolgersi. Si trovano in delle condizioni che l'INPS non gli sportelli dell'INPS non gli rispondono, chiedono al Ministero e non gli risponde, sono rimasti i sindacati e persone come l'assistente parlamentare prima, che giustamente dice mi viene da piangere quando sento persone al telefono che ci dicono cose che veramente fanno accapponare la pelle. Io conosco tutta una serie di lavoratori personalmente, come riconoscerà sicuramente Vera La Monica, perché io vengo dal mondo metalmeccanico, di persone che mi dicono quando io li incontro c'erano degli accordi, ci avete fatto firmare gli accordi, se la prendono pure con noi giustamente, perché ci dicono avete fatto degli accordi, li avete firmati, voi ci avete consigliato tra virgolette di accedere alla mobilità per poi andare in pensione, e oggi cosa state facendo? Guardate che è bruttissimo, perché è brutto trovarsi nelle condizioni da un momento all'altro di non sapere qual è il proprio futuro. Al lavoro non li prendono, hanno una certa età, in pensione non ci vanno perché non gli consentono di andare in pensione, come devono vivere? E siccome i numeri sono altissimi e siccome ci troveremo di fronte a tutta un'altra serie di cose, come diceva prima, di persone, come diceva prima Vera La Monica, diventa un impatto sociale molto ampio, perché ci mettiamo queste persone che non hanno soldi, gli altri che non riescono ad arrivare a fine mese, tutto un sistema che sta di per sé saltando. Personalmente l'anno prossimo venga Bersani, venga qualcun altro, perché dall'altra parte non ci sa chi sia, almeno qui c'è un candidato che uno gli può dire vorremmo questo, dall'altra parte non si riesce neanche a capire chi possa essere o chi non possa essere il candidato. Noi siamo per il partito del fare. Chi porterà risposte, chi ci darà e ci dirà, noi siamo nelle condizioni di dare risposte. Perfetto, allora chiederete a loro, perché poi Vera La Monica, questa è un'altra faccia di tutta questa partita interessante, perché insomma c'è chi ha combinato dei bei disastri nel corso di questi ultimi anni, no? Però poi quando si tratta di risolvere i problemi bussano tutti alla stessa porta, mi verrebbe da dire, no? Un po', che è quella del Partito Democratico, cioè tutti ci si aspetta adesso di
ricevere risposte che in qualche modo risolvano i problemi senza per questo invece avere... Beh, questo sarebbe già una bella risposta del Paese alla crisi voi della politica. Voi siete pronti allo sciopero generale su questo? Noi intanto sabato 20 facciamo una grande manifestazione di piazza con mettendo insieme tutte queste situazioni drammatiche di crisi industriale, quindi delle varie industrie. Quindi diciamo grandi, dalla Fiat fino agli esodati, agli esodati. Saremo in piazza tutta la giornata a San Giovanni, quindi con una manifestazione anche inusuale. La piazza storica forme. Di Roma, fra l'altro. Sì, ma una manifestazione anche inusuale nelle forme, nel senso che ogni regione, ogni settore farà il suo gazebo in cui illustrerà la concretezza della crisi, cioè che cos'è la crisi, che sta succedendo nel mondo del lavoro. Poi che il Paese chieda risposte al Partito Democratico, a me farebbe piacere se il Paese davvero le chiede al Partito Democratico, perché questa sarebbe la risposta alla crisi della politica. Noi abbiamo bisogno di tornare a un governo politico che affronti i problemi del Paese, che non vuol dire che non bisogna avere rigore, che non bisogna uscire dal debito, eccetera, ma bisogna avere la consapevolezza che se non si affrontano i temi della crescita e dello sviluppo da una parte, tradotto, dare lavoro ai giovani e a chi non è più giovane. Non si va da nessuna e parte. E dall'altro non si fa giustizia ed equità, non si va da nessuna professor parte. Professor Pomoni, forse il punto è questo, serve un governo politico? Guardi, io ripeto... Lo chiede un economista, insomma. Ripeto in maniera ossessiva a volte che per comprendere bene le politiche serve guardare le idee che ci stanno dietro. Ecco, per legarmi anche a quanto diceva adesso il segretario generale, non vorrei che dietro anche al problema degli esodati ci sia il problema delle politiche, delle idee sbagliate. Spesso quando noi insegniamo all'università i corsi base di economia, alcune teorie, non magari quelle che prediligo, sostengono che una certa disuguaglianza del reddito può portare ad un aumento della crescita e dello sviluppo. Questo banalmente, per dirla un po' in soldoni, perché l'idea che chi ha di più possa risparmiare di più e così far ripartire gli investimenti. Beh, allora voglio fare una battuta che è un po' la stessa che di solito dico agli studenti quando qualcuno rimane abbastanza attratto da questa teoria della disuguaglianza come motore della crescita e dello sviluppo. Ricordo un esempio che faceva un economista poco studiato che si chiama Albert Hirschman, e questo esempio si chiamava quello dell'effetto galleria. Lui, per descrivere il ruolo della distribuzione del reddito nel processo di sviluppo e di crescita, immaginava due corsie di un'autostrada. Immaginava, parlava a un certo punto, una di queste corsie dell'autostrada si fermava e chiedeva, ed è quello di solito appunto che faccio agli studenti quando faccio questo esempio, gli chiedo: voi che cosa fareste se la corsia dell'autostrada improvvisamente si blocca, si ferma? E loro di solito la prima risposta che danno è: aspettiamo che riparta. E allora poi gli chiedo: e se invece che ripartire non riparte più? Beh, allora proviamo ad andare sull'altra corsia. E anche l'altra corsia che scorreva allora si blocca. Ecco, immagini lei che queste due corsie siano i ricchi e i poveri. Se la corsia dei poveri rimane troppo a lungo ferma, è inevitabile che poi si andrà sull'altra corsia e tutte e due si bloccheranno. Quindi pensare che la disuguaglianza dei redditi possa essere motore per la crescita e per lo sviluppo, ecco, spero che non siano queste idee quelle... Spero che non siano queste le idee che stanno dietro a situazioni come quella degli esodati di questi giorni. Ce l'auguriamo. Allora, noi per il momento ci fermiamo qua. Io ringrazio Vera La Monica, il professor Monni, il segretario centrale, l'onorevole Madia, per essere stati con noi, con l'evidenziatore. Ci ritroveremo la prossima settimana, stesso canale, stessa ora. Una buona serata.